Stop alle vaccinazioni nel centro sociale Monaldi di Pesaro. Oggi era l'ultimo giorno dedicato alle somministrazioni. Da lunedì 29 marzo la campagna vaccinale proseguirà all'ex Ristò, un locale di 1200 metri quadrati all'interno dell'Iperconad in via Gagarin. Dopo il sopralluogo di Asure Comune andato a buon fine, da domani a domenica gli addetti ai lavori inizieranno ad allestire l'area, nella quale aumenteranno anche le postazioni vaccinali. È una situazione, diciamo, molto più funzionale rispetto a quella precedente, che in qualche modo era stata allestita al volo. E qui, passando nel ricercare quello che poteva essere il sito più idoneo, come amministrazione comunale, abbiamo interpellato i responsabili della galleria, che si sono subito messi a disposizione della comunità. Colgo l'occasione per ringraziarli. La cosa importante è garantire la temperatura fresca in estate, calda in inverno. Come amministrazione ci siamo messi al lavoro e abbiamo dato il nostro contributo attraverso il lavoro del centro operativo, dei volontari della protezione civile, che saranno disponibili 20-25 unità ogni giorno, a titolo gratuito ovviamente, per gestire l'utenza. Come amministrazione comunale ci siamo fatti carico delle spese di energia elettrica, quindi anche noi facciamo la nostra parte, come giusto che sia in un momento come questo. E abbiamo anche raccolto una piena disponibilità da parte di Sanitalia di avere un eventuale secondo punto vaccini di circa 1000 metri quadri, con tutti i servizi, compreso condizionatore, bagni, ascensori, tutto quanto può servire, qualora le autorità sanitarie, la Regione, decidessero su Pesaro di aprire un secondo punto. Le postazioni previste sono 6 di segreteria, 8 postazioni mediche e 10 postazioni per i vaccini. Devo dire che c'è stato un grande lavoro da parte dei funzionari di Asur per riuscire a mettere in piedi un'organizzazione come questa, dove devi trovare personale che lavorerà il sabato, la domenica, Pasqua, quindi l'impegno da parte di tutti dovrà essere per 365 giorni all'anno, senza avere più soste o momenti di stop. E le autorità sanitarie hanno sviluppato un progetto di entrata, di uscita. All'interno della struttura ci sarà, all'interno dell'ex Ristò, della galleria, insomma, nei 1200 metri messi a disposizione ci sarà uno spazio per l'attesa e poi ci sarà ovviamente uno spazio per i famosi 15 minuti post vaccino. Le condizioni sembrano ottimali, ci auguriamo, insomma, che vada tutto per il meglio.